Signori, vince il signor Gentile che si appropinqua per la sua esibizione. Wow. Mago Gentile! Bene ragazzi, oggi vi voglio proporre una sfida doppia. Sapete di che cosa parlo? Una sfida doppia è semplice, basta prendere due sfide e metterle insieme. Basta, e avrete una sfida doppia. Anche perché molto spesso i prestigiatori vi fanno scegliere una carta e la ritrovano, è vero? Avete mai visto un mago che vi fa scegliere due carte e le ritrova tutte e due? State per vederlo. E a questo proposito utilizzeremo un grande mazzo di carte. Ve lo voglio mostrare molto bene, ok? Naturalmente sono le 54 carte, 52 più due jolly che utilizzate anche voi per i vostri giochi. Hai voglia di aiutarmi? Come ti chiami? Jacopo. Jacopo! Un nome da bambino, da ragazzo. Ok, un nome da uomo, perfetto. Ok, Jacopo, sarà molto semplice. Io tra poco girerò le carte, ok? Così, a faccia in su. Quando tu mi vorrai, mi fermerai e quando mi fermerò, la carta che sarà di dorso sarà la tua carta. Ma siccome sarà una sfida doppia, ne prenderemo due. Quindi quando tu mi fermerai, prenderemo le carte di dorso. Quando vuoi. Stop. Bravo Jacopo. Allora andiamo a vedere le carte, due carte, queste, ok? Casuali, di dorso. Avresti potuto fermarmi in ogni punto. Ti consegno la prima carta, grazie Jacopo. Tu come ti chiami? Asia. Asia come me, è fantastico, che combinazione. Questo nome non mi è nuovo. Bene, prendi questa carta, bene, e cominciamo con la tua carta, Jacopo. Tu la stai guardando, vero? Sì. Qui c'era una busta in vista, chi l'ha vista questa busta? Era in vista, quindi l'avete vista. Jacopo, sai dirmi qui dentro cosa c'è? Diciamo... Lo sai cosa c'è scritto? No. No! Vedi? Vedi? Che percezione! Ma voglio andare oltre con questa lettura nella mente. Dimmi un animale, quello che vuoi. Ha quattro zampe, io ho già la fotografia di quell'animale. Quello che vuoi, anche il più strano. Quello che vuoi. Leone. Il leone? Ragazzi, il leone! Vabbè, io lo disegnavo così da piccolo. Dimmi, Jacopo, un prodotto che ti piace comprare quando sei al supermercato. Quello che vuoi. Beh, il prodotto... Che ne so, biscotti, zucchero, caramelle, quello che ti pare. Gocciole. Non si può dire, però. Sono dei biscotti, ma certo, sono dei biscotti e io qui ho il codice a barre dei biscotti. Dai, dimmi il tuo attore preferito, indovino tutto. Il tuo attore preferito, stai seduto. Dimmi il tuo attore preferito, si alzava, voleva fare il mago. Dimmi il tuo attore preferito, qual è? Il mio attore preferito? Tom Cruise. E questo è Tom Cruise da piccolo. A 6 mesi, ragazzi, è lui. Ma sto scherzando, guardate qui all'interno che carta c'è. Esattamente, un grande re di fiori. Vuoi darmi la tua carta? Non è una carta a caso, è il re di fiori. Wow, re di fiori. Bene, mi è andata bene, questa volta mi è andata bene. La seconda carta sarà molto più difficile. Tu hai una carta davanti a te, la stai guardando. Voglio concentrarmi e disegnare qui qualcosa, ok? Sono un pessimo disegnatore, ma voglio provare, ok? Sto disegnando in maniera un pochino approssimativa. Posso chiudere anche il pennarello, te lo consegno. E solamente adesso posso mostrare, ragazzi, che ho disegnato esattamente un bellissimo 10 di picche. Ma attenzione, perché lo voglio chiudere per regalarlo a questa ragazza, perché io sono certo, sicuro, che lei avrà scelto il 10 di picche. Controlliamo. Grazie, 10 di picche. No! Come no? No. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Questo è un 2 di quadri. Bene, in questi casi la sfida doppia deve essere ad esito positivo. Esattamente il 2 di quadri, sì! Il mago Gentile! Ma è veramente un mago, ma come fa? Ho visto che hai usato delle grandi carte, sì, giusto? Sì, sì, per me le regalate Tom Cruise. Tom Cruise, che è lui praticamente. Hai visto che hai delle grandi carte, invece ti voglio presentare le grandi illusioni. Sì. Allora,